potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bella a tutti ragazzi, qua RIGHE che vi parla. Bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Oggi sono qui con un account con cui diciamo ho fatto ben 8 video e oggi sono col nono. Ovviamente sto parlando della campagna di Salva il Mondo. Siamo a pagina 3 di Pietralegno alla praticamente penultima missione, o meglio in realtà non è la penultima perché dopo questa si dirama in due direzioni con altre due missioni. Però ora andremo a vedere che cosa fare. Abbiamo completa la missione sfide di costruzione. Oltre che vedere questa missione, vi raccomando 50 like a questo video come al solito. Sono qui per annunciarvi che comunque c'è stato comunque un aggiornamento qualche giorno fa e allo stesso tempo hanno risolto il famosissimo bug che non si poteva cambiare il vostro perk se l'avevate portato leggendario, non potevate cambiarlo con altri perk, che ne so, probabilità di critico, non potevate mettere danno e viceversa, ok? È stato risolto e allo stesso tempo anche i repair che sono stati risolti, quindi potete utilizzare anch'essi. Ovviamente quel bug, ecco, era solo ed esclusivamente sui perk leggendari, infatti se avevate armi con perk blu o verdi, quelli potevate cambiarli, ma appena toccavano la rarità leggendaria, ovviamente non potevate più cambiarli. Dopo un po' sono riusciti a cambiare, comunque a rimettere tutto a posto, quindi mi raccomando, potete andare a riutilizzare tutti i vostri, ecco, perk leggendari, eccetera, senza problemi, e anche le chiavi, ovviamente. Andiamo subito a vedere la missione di oggi. Completa la sfida di costruzione. Abbiamo praticamente questo libretto, quindi ovviamente ci porterà una missione in pubblica. Andiamo a schiacciare subito sul gioca ora e la troviamo qui. Abbiamo potenza 5, in questo caso non c'è nessuno. Infatti ragazzi, questa missione, non so se ve la ricordate, ma vi farò venire un ricordo. In questa missione dobbiamo praticamente difendere il Durburger, ok? Ci farà costruire dove comunque giusto va costruito e allo stesso tempo bisogna difendere, ci farà piazzare delle trappole, ci farà piazzare, cioè appena vedete la missione capite che è praticamente il trailer, il vecchio trailer di Salva il Mondo quando c'è stato il lancio globale, in cui comunque ecco si intravedeva il Durburger dove ci stava con la lotta con gli abietti, dove c'erano gli eroi che hanno difeso i superstiti e poi subito dopo hanno ucciso lo Smasher. Ecco, potete vederlo anche già da qui, da questa schermata di caricamento, visto che comunque non ho le schermate mie di Battaglia Reale, possiamo vedere direttamente quelli delle missioni. Infatti abbiamo un Atlante da difendere dietro al Durburger, quindi vediamo un po' mo che cosa ci farà fare. Spero che entri anche qualcun altro in missione, visto che comunque non ho craft, o meglio non so se ho craft di trappole, perché qui bisogna craftare trappole e bisogna piazzarle. I materiali li abbiamo, quindi senza problemi possiamo andare a difendere. Perfetto ragazzi, eccoci qui nella missione. Andiamo subito a recarci dove dobbiamo metterci ed eccoci, ce l'abbiamo proprio qua ragazzi, ce l'abbiamo proprio qui il Durburger del trailer. Se andiamo dentro ragazzi possiamo vedere tutto quello che c'è nel trailer, la trappola che è stata piazzata, il panino che è caduto addosso allo Smasher, non so se vi ricordate, comunque durante il trailer gli cade proprio addosso e qui praticamente ci stava l'attacco. Cioè veramente ragazzi, è la missione iniziale, questa è proprio la missione del trailer di lancio globale di Salva il Mondo. Signori, ci sono uniti praticamente tre persone allo stesso momento, abbiamo pure un utente particolare. Bene, 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 siamo comunque in buone mani. Ovviamente ragazzi bisogna posizionare come prima cosa il Atlante, andare comunque a buildarci ora attorno, vediamo un po'. Io sto già comunque inquadrando che cosa fare, quale scale, vedete che comunque ecco qui non fa costruire scale, quindi esatto, presumo sia una piramide, stessa cosa di qui e stessa cosa di qui, perfetto, qui così. Ora vediamo un po' dove ci farà costruire. Cioè è veramente tanta 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 roba. Ok, avremo attacchi da ovest, attacchi da est, quindi ora vediamo un po' come andare a buildare appena uscirà la
Vedete? Già non ci fa più picconare perché abbiamo costruito nei punti esatti, tranne che qui ad esempio non serviva. Perfetto, dobbiamo costruire esattamente dove ci chiede il gioco, quindi qui, e così via. Vedete, in tutti i punti abbiamo 30 costruzioni da utilizzare, 25, 26, ok, siamo già a 26. Ora andiamo a costruire anche qua 27, 28, 29 e l'ultima. Ecco. Perfetto. Ora ci scommetto tutto quello che volete che ci farà costruire di qua, infatti. Di qui va costruito in questa maniera, cioè è veramente top. Ovviamente nel trailer di lancio non c'era da costruire questa roba qui, non c'era la plante, ma c'era semplicemente una famiglia di superstiti che doveva essere comunque salvata dagli eroi. Perfetto, ora ci dice di piazzare qualche trappola, sperando di averle, ma non le abbiamo, quindi aspettiamo che qualcuno di loro le crafti. 8 trappole, andiamo ovviamente subito a fare e a finire la missione e a vedere poi che ricompense ci darà. Ok, ragazzi, la missione è partita, o meglio, abbiamo messo le trappole. Andiamo ad attivarla, ovviamente, armi in mano, e iniziamo l'attacco, sperando che i ragazzi all'interno della mia lobby comunque l'attivino. Esattamente. Ora riceveremo un attacco da ovest e da est della durata di ben 6 minuti. Quindi ragazzi, ovviamente non vi faccio perdere tempo. La missione, come vedete, ecco, in breve è questa. La costruzione finale è questa. Poi ovviamente lì hanno esagerato con le trappole, anche se ne servono solo 8. E per il resto, ecco, è così. Ovviamente, essendo una missione iniziale, parliamo di Pietralegno 3, i mostri arriveranno comunque con bassa frequenza e arriveranno a potenza veramente misera, quindi sarà comunque anche fattibile ucciderli senza problemi a picconate. Se ve lo domandate, questa trappola non si attiva assolutamente, anzi potete metterci un pavimento e metterne una che si attiva veramente, perché qui è bucato, qui non c'è niente, invece qui sì, è solo una texture, in realtà non c'è la trappola, era giusto per ricreare la scena. E questo Doomburger sotto ovviamente non c'ha lo Smasher morto, ma non c'ha assolutamente nulla se non la voragine che ha creato quando è caduto sullo Smasher. A parte che c'ha un botto di vita, vedete? Qui è caduto qui sopra lo Smasher, dall'alto. Tanta tanta roba, ragazzi, tanta tanta roba. Quindi ragazzi, aspettiamo, ovviamente no, ci vediamo direttamente alla fine e vediamo un po' che ricompense ci dà. Connessione in corso, ricompense, attenzione. XP vari, oro, del rame e una marchegiani rotate, perfetto. Abbiamo novità a livello potenziamento costruzione al 2, quindi possiamo fare i muri al 2 di qualsiasi materiale. Squadra di supporto eroe, 2. Quindi sblocca il secondo slot squadra di supporto dell'equipaggiamento eroe. Tanta roba, infatti ragazzi, come vi ho detto, bisognava fare altre due missioni, quindi questa praticamente era la quart'ultima, non la penultima. La prossima sarà una salva ai superstiti. Queste qui ovviamente le andremo a fare tutte e due, o meglio, cerchiamo di farle tutte. Sì, tutte e due si possono fare nella stessa missione. Quindi preparatevi per un nuovo video della campagna di salva al mondo, quindi preparatevi. Spero che comunque anche la notizia dei perk leggendari vi sia stata comunque d'aiuto, che ora potete ripotenziare le vostre armi senza problemi e cambiare i perk. Noi ci vediamo stasera in live e domani col video alle 7 di mattina. E niente, qui da Reghe è tutto per la regà e grazie della visione.